63 giorni dopo e ancora Trastevere Romana. Dopo due mesi dalla sfida in Coppa, le due squadre hanno stessi punti, stessi gol subiti e stessa voglia di fare un'inversione a U e ritrovare la bussola in una stagione che stenta a decollare, ma iniziata con tanto entusiasmo. Gaetano Vitale dal Trastevere Stadium per la decima giornata della Serie D Girone G. Tanto Vagnoni prova ad andare via Massimo con tanta esperienza, con un tempismo perfetto, poi lancio millimetrico sul destro di Alonzi che è un po' defilato ma può comunque puntare Paolelli, dentro Mastropietro e Conti, Alonzi passa col tunnel in area di rigore il 9, vince un rimpallo, ancora la palla lì, non c'è nulla secondo l'arbitro. Mastropietro prolunga il pallone ancora su Alonzi che ne ha sempre uno, anche due addosso, qui bella palla scavata da Massimo che si riappoggia ad Alonzi, tutto di prima il Trastevere, Pandimiglio a destra, la discesa del 2 che può crossare bene sul primo per Alonzi che la rimette ancora dentro, ha salvato Vagnoni, ma come gioca il Trastevere, tutto di prima, calcio d'angolo. Sul primo palo c'è una deviazione, poi riesce ancora Alonzi a trovare il pallone, non la porta, adesso Conti si riversa in attacco e Alonzi porta il pallone, dall'altra parte Mastropietro, centrale anche Crescenzo, vediamo cosa fa il 9 che va addirittura in porta, Antolini presidia il primo palo ma è calcio d'angolo. Su Massimo che si tocca il fondo schiena ma si gioca, Crescenzo da Alonzi che poteva imbucare per Pandimiglio, la palla finisce a Mastropietro che controlla, la gira. Ruggeri gira di prima, occhi chiusi, c'è il petto di Cesari, poi il tacco di Massimo, bella palla, Mastropietro. Serve Crescenzo! Prende la mira, spacca la porta, 1-0, ha segnato ancora Lotto. Cross a centro area, Massimo col mancino, poi Vagnoni stoppa col petto, conclude col sinistro! Ha già pareggiato la Romana, neanche 3 minuti, il pareggio col mancino di Vagnoni. Cross stavolta a centro dell'area di rigore, Antolini con i pugni, poi Armini riesce a sporcare anche a tenere il possesso, allunga per Vagnoni, attenzione al contropiede della Romana, Ceccali a destra, Fiore a sinistra, Crovello e un compagno a difendere, Calì punta, calcia a incrociare, contropiede devastante della Romana, c'era anche Pandimiglio a difendere ma niente da fare, fuori tempo Pandimiglio che corre ma non tiene il numero 4, gran primo tempo per lui, Spinosa in buca per Fiore, buono il taglio di Crovello, autopalo, poi Succi sotto porta, incrocia ma non trova la porta, Fiore, lungolinea, scambia con Vagnoni, il movimento centrale, Armini, trova l'appoggio da Fiore, buona trama offensiva della Romana, la alza Succi verso Calì, la doppietta del 9, 1-3, pronto il destro ad uscire di Spinosa, palla a centro di aria, riesce in qualche modo a bloccarla Semprini, c'è dentro Conti, Cacero guarda invece il centro dell'area, palla che finisce proprio al 7, che si coordina, calcia male, ma c'è un'altra chance, di nuovo Cacero, rimette per Mastropietro, fuori, Fragnelli, Calderoni, direziona col petto, guarda addirittura la porta, diventa un passaggio a Mastropietro che vuole il primo palo, ancora Paolelli a presidiare la porta e cercare almeno un gol per provare a ributtarsi in avanti alla fine, Alonzi controlla con la coscia, poi gestisce con entrambi i piedi in maniera indifferente, riesce a girarsi in uno spazio piccolissimo, calcia sul primo, deviazione, si è acceso Alonzi, sguardo al cronometro, è l'ultimo frame di Trastevere Romana che si chiude 1-3, è la terza vittoria in campionato della squadra di mister D'Antoni che con questi 3 punti stacca il Trastevere di Cioci.